L'arresto di Chiesa, esponente socialista sospeso oggi dal PSI, ha di nuovo messo in subbuglio gli ambienti politici milanesi dopo la Duomo Connection e l'inchiesta sulle tangenti all'urbanistica. L'accusa è concussione. L'arresto del presidente del più albergo Trivulzio è avvenuto in flagranza di reato. Mario Chiesa aveva appena ricevuto una rata della tangente per concedere l'appalto ad un'impresa di pulizie che avrebbe dovuto pagare il 10% di un affare da 140 milioni. Il titolare dell'impresa aveva però sporto denuncia. La tangente è stata pagata, ma intanto una banconota su 10 era stata siglata da un magistrato e da un ufficiale dei carabinieri. Oggi il procuratore della Repubblica Borrelli ha respinto qualsiasi ipotesi di legame tra l'arresto di Mario Chiesa e la campagna elettorale. Ai giornalisti ha dichiarato: la procura milanese ed i miei colleghi magistrati sono al di sopra di simili sospetti. Eccolo il Pio Albergo Trivulzio, un'istituzione storica, fino a pochi anni fa gloriosa. Il Pio Albergo, che i milanesi meglio conoscono come Baggina, nasce ai tempi di Maria Teresa d'Austria. Un ospizio per i poveri per iniziativa di alcuni generosi privati. Vuole essere l'espressione del buon cuore dei milanesi e insieme della loro efficienza. All'ente fa capo un'altra istituzione tipicamente milanese, i Martinit, si occupa di bambini abbandonati. Oggi di questi orfani è rimasta praticamente solo la tradizionale banda. Con i primi del Novecento la Baggina è affidata in gestione al comune. Le strutture invecchiano, l'assistenza lascia a desiderare, ma i milanesi continuano a riconoscersi nella vecchia Baggina. Ad essa lasciano in eredità soldi e case. Sono ben 800 gli alloggi, tutti appartamenti di prestigio concentrati in pieno centro, frutto delle donazioni dei milanesi.